La valigia delle vacanze. Chissà quante cose ci avete messo quest'estate nella vostra valigia, spero anche qualche libro. Io un paio ne ho messi nella mia e sono state letture bellissime, alcune suggeritemi da amici a cui prima o poi dovrò come minimo un pranzo o una cena. Tra i libri che ho letto ce n'è uno che ha come protagonista la migliore attrice che l'Italia abbia avuto, Anna Magnani, scritto da un giovane studioso e appassionato di cinema e un grande esperto di Anna Magnani, Matteo Persica, che saluto e ringrazio per essere con noi stamattina. Buongiorno Matteo. Buongiorno, grazie a te. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, considerata la tua giovane età, hai poco più di 30 anni, classe 1982, posso darti del tu, vero? Certo, grazie. Sì. Grazie. Allora, parliamo del tuo libro, poi parleremo di tante altre cose che riguardano questa donna che ti ha così tanto affascinato. Il tuo libro, pubblicato da Odoia Editore, si intitola Anna Magnani, biografia di una donna, ed è il tuo personalissimo omaggio ad un'attrice donna di cui sei un vero e proprio esperto in occasione dei 60 anni dall'Oscar per il film La rosa tatuata. Ma la tua passione per Nannarella, com'è nata? Te l'avranno fatta in migliaia questa domanda e te la facciamo anche noi per aprire questa nostra chiacchierata. Certo, ma la mia passione per la Magnani, ecco, nasce anche un pochino dalla voglia di andare oltre a quello che ci hanno sempre raccontato appunto su di lei, e nasce un pochino anche dall'antipatia che provavo verso questa donna. Ti spiego velocemente anche per quale motivo. La Magnani è sempre stata descritta come una donna isterica, volgare, che mandava tutti a quel paese, più o meno tutti quanti hanno questa idea di Anna Magnani in testa. E un giorno, parlando con Luca Magnani, con il figlio di Anna Magnani, mi sono accorto che anche lui non era molto felice di questa descrizione che veniva fatta della mamma. E quindi mi sono chiesto io per primo che cosa ci fosse appunto dietro. E mi sono accorto in questi 8 anni di ricerche che la Magnani era tutt'altro, non era affatto una donna volgare, era una donna colta che non improvvisava, ecco, era una grande professionista al pari di Charlie Chaplin quando ricreava ovviamente il personaggio di Charlot, di Antonio De Curtis quando creava il personaggio di Totò. La Magnani creava veramente un personaggio ogni volta che lo portava sullo schermo oppure in teatro. E quindi mi arrabbio molto quando sento appunto la Magnani è un'attrice istintiva. Bisogna vedere cosa si intende per istintiva. Era sicuramente un'attrice che riusciva ad assorbire il personaggio, a farlo suo, ma questo non vuol dire che non appunto lo stesse per mesi chiusa in casa a studiare i copioni, a correggerli. Infatti a un certo punto è stata anche, diciamo, scomoda per un certo cinema, che non aveva più tempo e neanche più voglia di spendere tanti soldi per appunto la preproduzione, quindi anche per tutto il lavoro che la Magnani faceva ogni volta, ossia il fatto di correggere i copioni per mesi, questo portava via del tempo e anche dei soldi alle produzioni. Quindi a un certo punto è stato molto più semplice chiamare semmai delle attrici forse meno brave, ecco, della Magnani, o meno capaci, però pronte subito a dire di sì. La Magnani non diceva subito di sì, aveva molto rispetto per il suo pubblico ma anche per se stessa, e quindi secondo me è oltre alla grande attrice che noi conosciamo, quindi oltre all'interprete di Roma Città Aperta, di Bellissima, oltre ad essere l'attrice che ha vinto appunto l'Oscar con La rosa tatuata, oltre ad essere stata una grandissima attrice di teatro, perché purtroppo questo si è raccontato poco e mal volentieri, la Magnani è stata essenzialmente una grande donna che mi ha anche personalmente insegnato molto. E che cosa ti ha insegnato? Ma guarda, il fatto di non scendere mai a compromessi, di essere pronti anche a rischiare di perdere nella vita, perché la Magnani ha vinto tanto come donna e come attrice, ma ha anche perso molto, proprio per questa sua voglia di essere appunto integra, a volte anche a perdere molto, perché per esempio negli ultimi 10 anni della sua carriera non ha quasi più lavorato, proprio per questo motivo. Però ecco, mi ha insegnato questo appunto, che forse nella vita è più importante rimanere se stessi, piuttosto che guadagnare tanti soldi
fare delle cose che non ci aggradano, ecco. La Mariani essenzialmente mi ha insegnato questo, ecco. L'importante è guardarsi la mattina allo specchio e poter dire sì, sono ancora sono io e sono me stesso. Il libro offre davvero un ritratto completo a tutto tondo di una donna che insomma è diventata anche un'icona suo malgrado, amatissima dal pubblico al quale lei teneva tantissimo, teneva più alle critiche del pubblico forse che al giudizio degli addetti ai lavori, con i quali i rapporti non sono stati sempre del tutto idilliaci. Non mi riferisco solo ai critici cinematografici o di teatro, ma anche ai registi. Per via del suo carattere forte, ma tutto sommato un carattere che celava una profonda fragilità, e questo voler essere sempre se stessa. Sì, guarda, io però torno, ecco, per quanto riguarda ovviamente il suo lavoro, ovviamente se voi parliamo anche della donna e anche del rapporto che aveva con il pubblico, specialmente con quello italiano, la Magnani è stata veramente messa da parte per la sua professionalità. A un certo punto, un po' in tutti i mestieri, si è persa un pochino la professionalità e anche la voglia di perderci il tempo dietro la propria professione. Invece la Magnani veniva da un'altra scuola, è nata nel 1908, insomma lei ha vissuto tutta la parte teatrale italiana in cui si poteva andare in giro per il mondo per anni, in cui esistevano ancora le compagnie stabili, i capocomici, quindi insomma ha vissuto un'altra epoca. Poi dopo la guerra, verso gli anni 60, anche il mondo del cinema è diventato più che altro un'industria, più che diventare appunto qualcosa che potesse produrre dei sentimenti o incarnare dei valori, è diventata un'industria. La Magnani da questa industria ne è uscita un pochino fuori. La Magnani è stata l'unica attrice, penso al mondo, che ha parlato di mafia del cinema. Queste sono cose che non si sono mai dette su Anna Magnani, eppure lei lo disse, che esisteva una mafia del cinema e che lei non si sarebbe mai inchinata davanti a questi signori della mafia del cinema. Ovviamente parlava dei produttori, e quindi a volte sono anche censurata, e purtroppo a noi rimangono delle frasi che semmai, tipo quella delle rughe, che non ha mai detto la Magnani, non ha mai detto che non al truccatore, come gira spesso e volentieri, insomma, di non farsi togliere nemmeno una ruga, perché ci aveva messo tanto a farsele venire. La Magnani disse una cosa molto più profonda, disse che l'importante è non farsi venire le grinze al cervello. Quindi ecco, molto più profonda come riflessione. Direi di sì. Però ecco, il pubblico italiano, per esempio, non andava a vedere i film di Anna Magnani, ossia andava la Magnani a vedere lei. Veniva vista all'epoca come la vicina di casa, tant'è vero che era difficile che firmasse un autografo, che le venisse appunto chiesto un autografo da un tuo fan, da un suo ammiratore, perché veniva vista proprio come la zia, come la vicina di casa, e uno non va a chiedere l'autografo alla zia, alla vicina di casa. E tanto è vero che il distributore della Pila della Peppa, che forse è uno dei film più brutti con Anna Magnani, ti salva soltanto perché c'era appunto la stessa Magnani, non voleva mettere il suo nome in cartellone in Italia, perché diceva: se mette il nome della Magnani in cartellone non va nessuno a vedere, nessuno va a vedere il film. Film come Bellissima, come Mamma Roma, come L'Onorevole Angelina, come Nella città d'inferno, sono film che a botteghino sono stati, lo stesso Risate di gioia con Totò, sono film che al botteghino non hanno riscosso alcun successo. Quindi ecco, la gente amava la Magnani in quanto appunto icona quasi della mamma italiana, però non l'apprezzava più di tanto come interprete, e questo secondo me un pochino la fece soffrì di questo, sicuramente soffrì, e la critica non certo da un lato insomma non l'ha apprezzata, non si è risparmiata. Addirittura quando lei chiese 100 milioni per un film venne paragonata a Mussolini, per questa sua prosopopea, ecco, di sentirsi chi si crede di essere questa attrice che non è poi neanche così tanto brava. E quindi insomma l'Oscar per lei, visto che quest'anno ricorrono i 60 anni dall'Oscar, fu veramente una vera e propria rivincita contro una certa critica, contro un certo cinema italiano che l'aveva relegata appunto al ruolo di popolana o comunque sia di macchietta a un certo punto. Ecco, il libro tra l'altro è ricchissimo davvero di aneddoti e testimonianze inedite, hai consultato migliaia di articoli, incontrato tantissime persone, hai citato il figlio Luca, ma c'è anche la sua governante, lo stesso Liberani che ha scritto la prefazione, insomma. Che cosa ti ha raccontato Luca di mamma Anna? Guarda, Luca Magnani è una persona molto riservata e fa anche bene, perché come diceva la Magnani, questo è un mondo in cui tutti quanti sono pronti a pugnalarti alle spalle, e quindi visto che non si sono comportati, parlo appunto semmai ecco dei giornalisti o dei media in generale, non si sono comportati benissimo con la Magnani,
del sottolineare il suo essere volgare, il suo essere popolana nell'accezione negativa. Luca Magnani è una persona molto riservata che non ama neanche farsi vedere tanto e fa anche bene, secondo me. E io lo incontrai appunto 8 anni fa per un documentario che girai sulla Magnani in occasione del centenario della nascita, e sinceramente con me è stato sempre molto carino e molto disponibile, forse perché aveva comunque sia ha compreso questa mia voglia di ristabilire un pochino la verità per quanto riguardava appunto quella che per lui è la mamma, non è Anna Magnani. Per noi pubblico è Anna Magnani, ma per lui è ovviamente la mamma, quindi la cosa essenziale per lui è che il rispetto verso quella che per lui è stata la mamma ed è la mamma è essenziale. Poi io mi ritengo anche molto fortunato perché in questi 8 anni ho conosciuto tantissime persone che secondo me non sono mai state interpellate, tipo la governante appunto come citavi poco fa nel tempo di Roma Città Aperta, tanti attori che hanno lavorato con lei, per esempio nella Lupa, nella Medea, in spettacoli appunto teatrali che la Magnani portò in scena, addirittura con la cugina che viveva in Egitto e con tanti altri personaggi che non hanno mai avuto voglia di parlare. Ho fatto un'operazione semplicissima, infatti quando mi dicono sei uno scrittore ci rimango un pochino male, perché ho fatto una cosa differente, ho fatto semplicemente da tramite, ossia non ho inventato nulla, non ho romanzato sulla vita della Magnani, ho semplicemente fatto da tramite tra la Magnani e chi l'ha conosciuta, e il pubblico e i lettori, quindi ho fatto qualcosa che di solito non si fa, non ho fatto l'autore che si rappresenta, ma ho fatto l'autore che rappresenta qualcosa. So che a volte è difficile perché c'è molta c'è la mania del protagonismo, specialmente la mia generazione un po' questa mania ce l'ha. Ho cercato di fare una cosa semplicemente un po' diversa e quindi non c'è pochissimo di mio dentro questo libro, c'è molto di Anna Magnani, per questo il sottotitolo è Biografia di una donna, perché oltre all'attrice, oltre a quello che noi già conosciamo, ho cercato di raccontare appunto l'essere umano, l'anima di Anna Magnani, che è la cosa più bella, ancora più bella delle sue interpretazioni migliori. È il fatto di non voler essere tu protagonista per quanto autore del libro su Anna Magnani, leggendo il libro si ha l'impressione che sia lei stessa a raccontare la sua vita, i suoi film, i suoi amori, peraltro molto tormentati, di cui si è tanto scritto, parlato, di cui lei stessa ha raccontato. Ed è un libro nel quale si smentiscono anche molti luoghi comuni. Tu hai parlato prima di un film che ha girato insieme alla cugina egiziana, come quello appunto che smentisce la nascita di Anna Magnani in Egitto. Sì, da lì c'è una storia un po' particolare, anzi forse bisognerebbe rendere merito anche alla mamma di Anna Magnani, perché si è sempre detto che la Magnani è stata abbandonata. Non è proprio così. La mamma di Anna Magnani a 18 anni, appunto all'inizio del Novecento, ha avuto il coraggio di andare da Alessandria d'Egitto, che all'epoca era un pochino come New York negli anni Ottanta, dove chiunque poteva rifarsi una vita, specialmente chi era nato in Italia, perché in Egitto c'era una grande comunità appunto italiana all'epoca, e proprio per riuscire a mantenere la figlia, quindi ha avuto il coraggio e anche la sofferenza, ha sofferto anche perché comunque si è dovuto andare in un altro paese per poter comunque mantenere questa figlia che sarà lasciata a una nonna, a un nonno di cui non si è mai parlato, è una miriade di zie e uno zio maschio, quindi non è stata abbandonata, è una cosa un po' differente, ecco. Per amore della figlia ha fatto una scelta di vita. La Magnani non ha vissuto nella povertà nella sua infanzia, ha vissuto sicuramente un'infanzia agiata, ecco, grazie anche alla mamma. Infatti lei lo dice anche nel libro, insomma, quando la madre morì la descrisse come la sua più grande ammiratrice, addirittura la mamma la consigliava sui film da fare, accettare, da scegliere, da non accettare, sì. Faceva quasi una sorta di agente aggiunto, se così si può dire. Quindi questo rapporto conflittuale con la madre, ecco, ci si è un pochino ricamato sopra, leggermente, come per l'amore con Rossellini. La Magnani soffrì molto di più per la perdita del Rossellini regista, più che per il Rossellini uomo. Quando lui la lasciò per Ingrid Bergman, in quel momento la Magnani perse, diciamo, l'unico regista fino a quel momento che l'aveva compresa appieno, perché non aveva incontrato ancora Visconti, perché forse, ecco, gli unici registi che l'hanno compresa e lasciata libera totalmente sono stati appunto Roberto Rossellini e Luchino Visconti, ma fino a quel momento la Magnani aveva incontrato soltanto, a livello artistico, soltanto Rossellini. Quindi si sentì letteralmente cascare il mondo addosso.
Ci sono tante cose che scopriamo sull'Anna Magnani donna, che amava il giardino, che amava gli animali, cani, gatti, ma non solo, anche galline e galli nel suo parco, nel suo giardino. Poi che amava molto la lettura e la Bibbia era il suo libro preferito, il libro più emozionante, dice lei, che ha mai letto. Beh, la Magnani era una donna che in casa aveva tantissimi libri, leggeva moltissimo, ecco, quello che dicevamo prima, non era una donna sciatta e non era neanche appunto una donna, ecco, volgare, era una donna colta, nel senso una medio borghese che viveva nel centro di Roma, all'ultimo piano di un palazzo patrizio e che in casa appunto si contornava appunto di libri, di letture, non era un'attrice mondana che passava le sue serate appunto nei locali molto famosi. Riservata da questo punto di vista, anzi. Ed era anche una donna molto riservata, non amava mettere appunto in piazza i propri sentimenti e la propria vita, quindi quando si parla di Anna Magnani ci vuole anche tanto rispetto, ma non soltanto per quanto riguarda Anna Magnani, quando si parla di qualcuno che ha vissuto intensamente la propria vita, anche per noi pubblico, bisogna avere secondo me tanto rispetto, perché sono persone che hanno lavorato e che hanno veramente a volte anche fatto la fame, perché Anna Magnani ha fatto anche la fame inizialmente per realizzare un sogno, per portare avanti comunque sia i propri obiettivi, e quindi ci vuole tanto rispetto secondo me, specialmente per noi oggi che viviamo comunque sia nel 2016 e sinceramente parlo personalmente in questo momento non riscontro con tutti quei valori che appunto la Magnani personifica. Ritorno sempre sul discorso di non scendere, certo, a compromessi, di riuscire anche a dire di no a volte, di essere testardi nel senso positivo, ecco. Questo purtroppo non è una consuetudine ai nostri giorni. No, bisognerebbe riflettere su questo. Quindi Anna Magnani ha ancora qualcosa da dire oggi, soprattutto alle giovani generazioni. Senti Matteo, tu da anni ti occupi, sì, della valorizzazione della figura di Anna Magnani, dal 2007, da quel celeberrimo documentario, e ti riesce molto bene, a parte che il libro, grazie, questo libro lo considera la critica il miglior libro scritto su Anna Magnani. Nel 2010 è fondato l'associazione Amici di Anna Magnani, qualche anno dopo il premio Anna Magnani. Sì, questo è nato diciamo proprio nel percorso della ricerca per realizzare poi il libro, tutto nasce appunto da questo documentario e poi dall'idea del libro. Nel corso di questi 8 anni mi sono accorto che in molti, ecco, non la conoscevano proprio, anche oggi molte parti si parla con tanti ragazzi, con tanti giovani, insomma, e chiedi chi è Anna Magnani non ti sanno rispondere, purtroppo. Questo ovviamente non per colpa loro, ma per colpa di altre categorie, ecco, semmai, ecco, la scuola, la televisione, ecco, semmai non propongono quel tipo di cinema o quei personaggi, propongono, fanno altre scelte, ma questo, ecco, non sono nessuno per giudicare queste scelte. Però visto che pensavo comunque sia fosse giusto rendere omaggio a lei e farla conoscere anche a chi non ha ancora avuto modo di conoscerla, ho pensato che fosse giusto appunto intitolarle un premio, perché ancora non c'era un premio Anna Magnani, creare, ecco, una sorta di questa associazione che potesse comunque sia portare avanti dei progetti in nome di Anna Magnani. E devo dire che qualche risultato l'abbiamo ottenuto in questi anni. Sicuramente se ne parla sicuramente molto di più di Anna Magnani, molti ragazzi si sono avvicinati a lei proprio per dal non conoscerla si sono veramente appassionati alla figura di Anna Magnani, sia la Magnani donna che la Magnani attrice, e il percorso continua, anche se ovviamente adesso mi occuperò di altro perché ho in programma un libro su Rino Gaetano, insomma non faccio il fan di Anna Magnani, anche perché non sono un fan di Anna Magnani, ma uno studioso, un esperto, quindi un'altra cosa. Però ecco, mi sembrava giusto, e comunque sia anche un singolo che un singolo si potesse comunque sia occupare di un personaggio così importante, a volte anche lasciato un po' da parte. Ecco, io vivo a Roma, sono di Roma. Secondo me è una vergogna che a Roma non esista né un cinema né un teatro intitolato alla Magnani, però
chissà, forse stiamo riuscendo a farlo intitolare un teatro, non diciamo di più, chi lo sa. Certo, noi naturalmente auspichiamo che questo avvenga quanto prima. Tornando al tuo libro, entro la fine dell'anno sarà tradotto in inglese per arrivare nelle librerie degli Stati Uniti, è veramente un libro che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Chissà se avrebbe sorpreso Anna Magnani, Matteo, questo tuo libro. Chi lo sa, io mi auguro soltanto una cosa, che forse ecco si sarebbe riconosciuta, perché non c'è né la voglia di scavare nel pettegolezzo né di andare a sottolineare aspetti irreali, quindi c'è semplicemente la verità. Il mio obiettivo era quello, per fortuna ci sono riuscito, perché comunque sia chi l'ha letto, anche chi l'ha conosciuta, mi dice che rivede comunque sia dentro questo libro la persona che ha conosciuto. Questa è la cosa che mi rende più felice al mondo, ossia essere riuscito nel mio intento, perché il libro ha successo, quello è un altro discorso, quello però, avevo messo anche, certo. Sono cose che accadono, ecco, che sia apprezzato dalla critica, dal pubblico, quello va benissimo, sono felicissimo di questa cosa e li ringrazio, però la cosa essenziale era sicuramente dare comunque sia voce a lei, che poi non ha più modo di rispondere, e quindi era giusto, era renderle omaggio in questo modo. Matteo, io mi spiace interrompere questa nostra chiacchierata, vorrei potesse continuare a lungo, perché di Anna Magnani insomma ci sarebbero tante cose ancora da raccontare. Potremmo andare avanti coloro per qualche giorno a parlare. Esatto, però. Coloro che ci stanno ascoltando hanno l'occasione di incontrarla, possono leggere il tuo libro, noi lo suggeriamo caldamente, si intitola Anna Magnani, biografia di una donna, è pubblicato da Odoia Editore. Un'ultima domanda in 10 secondi, se avessi occasione di incontrarla che cosa le diresti o le chiederesti? Noi intanto facciamo partire, scusami, in sottofondo un omaggio moderno a te, ma soprattutto ad Anna Magnani, con la speranza che giunga gradito. Guarda, probabilmente non le direi nulla, la guarderei negli occhi e basta, perché la Magnani parlava con gli occhi e quindi non aveva bisogno di dire nulla, e quindi la guarderei intensamente negli occhi e cercherei di capire che cosa c'è dietro quegli occhi, cosa c'è stato dietro quegli occhi, e incontrare il suo sguardo sarebbe la cosa più bella. Purtroppo è impossibile, però sai, sognare non costa nulla, con i sogni si può arrivare ovunque, anche a incrociare lo sguardo di Anna Magnani, e realizzando questo libro lo sguardo di Anna Magnani l'ho incrociato virtualmente, ma l'ho incrociato. Grazie Matteo Persica per essere stato ospite a Radio Capodistria. Una rosa blu. Grazie per ricordare il grande successo di Anna Magnani, l'Oscar alla rosa tatuata 60 anni fa. Io ti legherei con un lancio al cuore quando te ne vai, io sulla pelle io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei, col tatuaggio con quella rosa blu, che il tuo coraggio è la tua risorsa in più, e ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, che si è aperta di più la rosa sul tuo seno, una rosa blu che non va più via, dolce un po' perversa come un po' diversa è la tua fantasia, una rosa pelle io me lo scriverei, l'amore in macchina no, non c'è magia, un tatuaggio perché va dove vai, al mare o dove si può purché scappare via, e mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo, quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu, se fossi mia